Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany ed è finalmente giunto il momento del wrap-up di aprile e di maggio, visto che ad aprile ho letto veramente pochissimo, se per non dire quasi nulla, mi sembrava un po' superfluo fare il video, quindi ho pensato bene di accorparlo a maggio, mi sembrava un'idea sensata. E in effetti tra maggio e aprile ho accumulato un po' di cose. Devo dire che nonostante io sia ancora in lettura anche di un altro libro, ho concluso solo un libro, ma diverse graphic novel o affini. Quindi comunque avremo un wrap up bello particolare, ma direi di iniziare perché verrà ovviamente come solito un video molto breve. Come sempre vi invito a seguirmi sui social, se non lo state ancora facendo, soprattutto su Instagram, a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, a commentare, likeare, eccetera, eccetera. E se per i vostri acquisti Amazon utilizzate uno dei link che vi metto qui sotto nell'info box, io ne ricevo una piccola percentuale che mi aiuta a mandare avanti il canale. Fine dello spazio promozionale, passiamo direttamente al wrap up. Non so neanche se andare in ordine perché non penso sia sensato andare in ordine. Dividiamo così, partiamo direttamente dal libro, dopodiché vi parlo di tutte le graphic novel, così secondo me è più sensato, forse, chissà. L'unico libro che ho letto in questi 2 mesi, perché sono state un po' di, insomma, cioè c'è stato un po' di cose in mezzo. Penso si veda, e è The Smoke Thieves di Sally Green, che Penguin Random House mi ha gentilmente mandato, visto che gliel'ho richiesto, e sono stati dei cuori che me l'hanno mandato, perché le premesse di questo libro hanno quella solita premessa che ovviamente a me fa scattare subito il ok, sfida accettata, vediamo se manterrete le promesse, ovvero. Qua si parla di una principessa, di un soldato, di un cacciatore, di un ladro e di un traditore. Le strade di questi 5 personaggi si incrociano e vivranno insieme una grande avventura. Insomma, da come erano le premesse, un po' diceva Six of Crows. Viene anche un po' presentato in questo modo, come per i fan della serie. È come se Leigh Bardugo incontrasse Game of Thrones. Già questi sono due titoli che appena vengono nominati, io drizzo le orecchie e subito inizio a essere curiosa. Quindi niente, io ho chiesto a Penguin questo titolo, non conscia del fatto che Sally Green è l'autrice di Half Bad. Sì, che io però non ho letto, quindi non ho nemmeno dei preconcetti, ok? Io mi sono buttata su questo libro e fondamentalmente racconta la storia di questi 5 personaggi seguendo il punto di vista di ognuno di loro, quindi partiamo dalla cacciatrice che caccia i demoni e ne raccoglie, una volta uccisi, lo smoke, quindi praticamente raccoglie il fumo di demone, che non saprei bene spiegare, però quando muore un demone rilascia questo fumo che va catturato immediatamente, altrimenti scompare, ed è una merce molto ambita e molto rara, perché sono pochissimi i cacciatori di demoni. E il suo destino si intreccerà piano piano con quello degli altri personaggi. Potremmo dire che forse il perno di tutta la storia è la principessa Catherine, che è, diciamo, vive una vita preconfezionata dal padre che la vuole instradare a un matrimonio, vuole che lei diventi una moglie, eccetera, eccetera, ma si trova un po' in conflitto con quelle che scopre essere le sue ambizioni o comunque il futuro che vuole scegliere lei stessa. E poi piano piano iniziamo a conoscere anche tutti gli altri personaggi, pur essendo presenti in punti diversi della storia e seguendo anche geograficamente, intendo punti geografici diversi, a un certo punto i destini di tutti questi personaggi si ritroveranno incrociati perché una minaccia incombe su tutti loro che non si possono aspettare. Devo dire che le premesse e la trama sono qualcosa di incredibile. Ve lo giuro che non ve lo sto dicendo perché me l'hanno mandato, anzi, ora lo appoggio visto che sto gesticolando un sacco. Anzi,
non ne ho alcun motivo, visto che non sono pagata per parlarvene, chiaramente. Però per me la cosa, proprio il punto vincente di questo libro è la trama, perché è davvero molto dinamica, c'è tantissima azione, ci sono tantissime cose che succedono ed è veramente super interessante seguire la storia per capire anche solo come si possono unire i diversi personaggi, perché all'inizio noi leggiamo il capitolo che è dal punto di vista di uno di loro, poi dell'altro ancora, ed è inspiegabile come possano finire tutti insieme, e quello secondo me è il punto forte di tutta la trama. Come il punto forte di tutta la trama è una presenza di personaggi, secondo me molto positivi, sia femminili che maschili, che sono sicuramente interessanti, anche se io mi aspettavo anche qui nuovamente un po' di caratterizzazione in più, però devo dire che non sono neanche così male. Comunque procedono con la storia, quindi li conosciamo abbastanza bene mentre li seguiamo, quindi non mi posso lamentare anche della loro caratterizzazione. Come un'altra cosa fantastica di questo libro è la diversità, perché invece le ship che troviamo in questo libro sono LGBT+, quindi punti a loro favore. E detto ciò, però, insomma, questo libro mi ha molto 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 deluso. Forse il problema di The Smoke Thieves è che Sally Green non è stata in grado di gestire un'idea così imponente e impegnativa allo stesso tempo, e a mandare avanti tramite la sua scrittura, quindi nell'esecuzione, un'idea davvero così complessa. E quindi io a un certo punto mi stavo proprio confondendo, non riuscivo a risalire a chi faceva cosa, non ho neanche trovato a un certo punto la necessità di avere così tanti punti di vista, perché se già già di base è difficilissimo scrivere più punti di vista all'interno di uno stesso romanzo, un po' perché devi sempre rimanere fedele al personaggio che stai seguendo, e in questo caso devo dire che non è stata così male, perché si è sempre molto attenuta al personaggio che seguiva. Infatti, nonostante ci siano ad esempio diversi personaggi femminili, non si confondono, anche i personaggi maschili hanno delle caratteristiche peculiari, quindi non è quello il problema. Il problema è che rimani molto confuso, perché ci sono cose abbozzate, cioè che succedono ma non hanno una vera e propria logica, oppure sappiamo che quello è il punto di arrivo, ma mancano proprio delle connessioni tra le variazioni. Detto così è difficilissimo da comprendere quello che sto spiegando, ma chiunque lo legga secondo me lo coglierà proprio in un attimo, dopo pochi capitoli. E giuro che mi dispiace molto, perché io non conoscevo Sally Green e non ho assolutamente preconcetti, visto che non ho letto Half Bad. Secondo me l'idea era brillante, ma l'abbiamo portata a casa un po' malino. Quindi io gli ho dato 3 stelline, perché comunque ha dei punti a favore. È una di quelle cose che, diciamo, non è pessima, perché l'ho letto molto volentieri, ma non me ne è anche, non so, sconvolto l'esistenza. Mi dispiace molto, perché era uno di quei titoli che aspettavo veramente moltissimo e ci sono rimasta un po' male. Meno aspettative, smettete di scrivere Six of Crows su qualsiasi libro. Cioè, non, nessuno è degno di. Cioè, infatti, il problema è che già Leigh Bardugo, che è una che scrive benissimo e riesce a reggere ben 5 punti di vista, fa fatica, perché sono impegnativi. Immaginatevi chi non è così brava a scrivere come tiene in piedi la baracca. Insomma, un'occasione sprecata secondo me, però devo dire, sono molto convinta di leggere anche i prossimi, perché vorrei davvero vedere se c'è una spinta in più, ci sono c'è un editing magari un po' diverso che risolva queste questioni. Vedremo, staremo a vedere. Poi direi di passare un po' a tutte le graphic novel che ho letto questo mese, partendo dalla Bao, perché la Bao mi ha mandato verso aprile un bel pacco intenso con un sacco di letture a tema femminile, femminista, ma non solo, e quindi io piano piano, devo dire, me le sono mangiucchiate un po' tutte, perché titoli veramente splendidi, e quindi non vedo l'ora di parlarvene, e parto da Indomite. Questa raccolta, potremmo dire, di storie a cura di Penelope Bajou, sottotitolo Storie di donne che fanno ciò che vogliono, e affronta le storie di personaggi davvero molto inusuali, anche meno conosciuti, molto particolari, con storie diversissime, cioè
qua la diversità proprio a fiumi, ed è stata una lettura che ho iniziato una sera mentre stavo tra l'altro guardicchiando anche altro, convinta che avrei letto la prima e poi avrei passato tutto il giorno dopo. Mi sono ritrovata incollata a divorare tutte queste storie. In 4-5 pagine noi affrontiamo la storia di ognuna di queste donne. È totalmente irriverente il modo in cui viene raccontata la loro storia. Mi sono divertita moltissimo. Tra l'altro, proprio ogni storia è raccontata in maniera super carina e le illustrazioni che concludono ogni storia e raccontano il personaggio sono meravigliose. Ognuna proprio è molto, molto, molto legata al personaggio e racconta un aspetto particolare del proprio personaggio. E si parla di davvero donne diversissime: si parla di regine africane, si parla di imperatrici, si parla di personaggi del circo, attrici, eccetera, eccetera. E tutte, devo dire che forse il filo conduttore è che tutte hanno sfruttato una propria debolezza o la propria diversità. Il proprio essere qualcosa che prima non c'era, forse, per creare la propria storia e il proprio futuro. Io credo che forse sia questo il messaggio, quindi non sottovalutare quello che ci rende particolari, quindi non pensare che quello che forse è un nostro difetto, forse è un nostro punto a sfavore, in realtà non diventi il nostro punto di forza. Questo è il messaggio che secondo me dà Indomite, infatti non abbiate mai paura di quello che siete, di quello che volete fare, di quali siano le vostre ambizioni, perché ci sono tante donne nel corso della storia che hanno dimostrato come si possono affrontare tutte queste cose. Io ve lo consiglio tantissimo, non ci avrei mai creduto, perché devo essere sincera, in questo è il momento verità, scusate se io sono molto onesta in quello che dico. Pensavo fosse l'ennesimo volume un po' sulla scia di Storie della Buonanotte, invece mi è piaciuto molto di più, perché ognuna di queste storie, al di là del fatto che siano personaggi poco noti, quindi è difficile che voi magari vi capiti di vederle in altri ambiti, però sono poco note, molto molto particolari, fanno davvero super ridere. Sono raccontate con leggerezza, ma anche nelle difficoltà che affrontano, che sono sicuramente inimmaginabili, però c'è questo spirito comunque di rivalsa in ognuna delle loro storie e mi è piaciuto tantissimo, veramente non l'avrei mai detto. Quindi, insomma, io ve lo consiglio davvero tantissimo, non ve lo sto dicendo per. Il costo di 20 euro e devo dire che li vale tutti perché la copertina è bellissima, questo effetto laminato, meraviglioso e ogni storia è super curata. Quindi grandi cuori, gli ho dato 5 stelline su 5, meritatissime. Proprio avete capito che mi è piaciuto molto, mi si illuminano proprio gli occhi quando ne parlo. Sono davvero molto felice. Questa è una delle mie storie preferite, scoprirete poi all'interno, e ce ne sono altre che sono bellissime, insomma. Poi veniamo a una delle serie su cui io ovviamente riponevo un sacco di aspettative, che è Paper Girls, che è scritto da Brian K. Vaughan e Cliff Chang dovrebbe essere il disegnatore. Allora, Brian K. Vaughan è lo stesso autore di Saga, quindi ovviamente per me è una garanzia. Saga è la mia serie a fumetti preferita, insomma la mia graphic novel preferita, e anche questo devo dire è una serie che mi è piaciuta tantissimo. Ho letto il primo ad aprile, il secondo ho aspettato un attimo a maggio. Al di là del fatto che a me come stile piace tantissimo, perché comunque Paper Girls è la storia di questo gruppo di ragazze che si ritrova a vivere involontariamente un'avventura insieme, una sorta di catastrofe, nel 1988. Queste ragazze girano in bici, quindi ricordano tantissimo i Goonies. Per chi ha quell'immaginario lì in testa, loro sono quella cosa lì in versione femminile. È veramente bellissima questa cosa, è piena di riferimenti a tutto un mondo anche fantascientifico tra gli anni 70 e gli anni 80. È anche un po' 90, devo dire, super super carino. Devo dire che il primo volume mi ha in parte un po' deluso perché secondo me manca un po' di ritmo in un punto in particolare, a un certo punto non capiamo dove siamo e per questo gli ho dato 4 stelline. Il secondo, ad esempio, me le ha risolte tutte e se ne ha beccate 5, meritatissime. Devo dire che tra tutti i disegni, a me in realtà le tavole che piacciono di più
sono quelle a interruzione del capitolo, quindi do quelle dove in realtà c'è solo un personaggio e c'è la presenza monocromatica più forte rispetto agli altri, dove invece si narra la storia perché il tratto è bello pesante, è proprio a china. Non lo so, devo dire che è una serie molto molto divertente perché anche qua è piena di avventura. Ci sono temi abbastanza pesanti, cioè è molto violenta come serie, quindi per alcuni versi bisogna essere un po' preparati, non è sicuramente per ragazzini, però adorabile. Quindi anche Paper Girls, che ogni volume costa 18 euro, però come vedete la copertina è rigida, è curatissima, davvero. Le copertine sono tutte meravigliose e si giocano sempre su un gradiente e un colore di primo piano, oltre al nero. Io vi dico, il primo forse non è il migliore di loro, adesso ho letto solo il secondo, ma voglio andare avanti assolutamente. E per me è un altro volume che vi consiglio tantissimo. Il tema chiaramente di questo gruppo di amiche molto forti che sfida anche l'impossibile insieme in tutto questo immaginario anni 80 che è adorabile. Per chi è cresciuto con quelle cose lì è adorabile, quindi non posso fare altro che suggerirvela. Ma poi arriviamo alla scoperta del mese, ovvero Lumberjanes. Io quando me la suggerivano e dicevo sì, forse fra un po', dicevo boh, questa è la serie definitiva. Per me, quantomeno per me, ma fate conto che già dalle premesse mi aveva conquistata perché praticamente Lumberjanes è la storia di questo gruppo di amiche che è in campeggio, una sorta di campo scout, e sono il gruppo di amiche, diciamo, ritenute peggiori nel campo perché sono quelle che non seguono mai le regole, sono quelle che fanno più disastri, che mettono tutti nei guai, insomma. Però la loro amicizia è sicuramente fortissima e quindi, nonostante siano un disastro, si aiutano sempre a vicenda, si guardano le spalle e farebbero di tutto davvero l'una per l'altra. Questa cosa è veramente molto toccante perché è una buonissima rappresentazione di amicizia femminile, non quella stereotipata, insomma, dove le ragazze fanno la guerra tra di loro e si fingono amiche, un po' la Mean Girls e robe del genere, che è una cosa odiosa che io non riesco veramente più a sopportare quando la leggo nei libri o la vedo nei fumetti. In questo caso è un'amicizia meravigliosa. E tra i due apprezzo molto perché tra di loro si dicono le cose in una maniera onesta e diretta e io lo apprezzo moltissimo perché non litigano per questo, cioè l'essere magari molto schietta nei confronti di una tua amica è perché le vuoi bene, vuoi farle capire alcune cose, mi ci riconosco molto in questo atteggiamento, quindi adoro. Dalle premesse, perché ogni Lumberjanes deve sottostare a un codice, il giuramento delle Lumberjanes, che dice: premetto solennemente di fare del mio meglio ogni giorno e in tutto ciò che faccio, di essere forte e coraggiosa, di essere leale e compassionevole, di essere interessante e interessata, di fare attenzione e domande sul mondo attorno a me, di pensare prima agli altri, di proteggere e aiutare sempre i miei amici. Poi c'è tipo una frase su Dio, giuro, è scritto così, quindi già da qua io amavo, e di rendere il mondo un posto migliore per le Lumberjanes e per tutti gli altri. Premessa meravigliosa e anche questa frase su Dio io l'ho apprezzata tantissimo, che di solito invece parlare di religione è sempre un po' strano perché viene sempre criticato quando si critica la religione, invece io da ferrea atea apprezzo anche questo tipo di ironia, è divertentissimo, ci sono mille gag all'interno di questa, anche proprio delle avventure stesse. E adesso io ho letto i primi tre, ma me ne manca qualcuna che sto cercando di centellinarmeli perché sennò li finirei tutti e dopo. Comunque, 5 su 5 proprio a tutto, no, non è vero, qualcuna è un po' magari da 4 e mezzo, però è divertentissima, è davvero una di quelle graphic novel che leggi, sei contenta di leggere perché ti diverte, le avventure sono super simpatiche, sono assurde, è veramente assurdo perché comunque in questo campo scout vivono queste avventure quasi fantascientifiche, con ironia e con una serie proprio di assurdità uniche. E Lumberjanes per me sta diventando proprio una di quelle serie imperdibili, quindi
magari ci dedicherò un video proprio nello specifico perché ci tengo veramente tanto. Comunque grazie Bao per questa scoperta e per averlo portato in Italia, perché che cuori, proprio che cuori. Poi vi parlo di un titolo che invece è a cura di Ippocampo Edizioni, che è una casa editrice che solitamente si occupa di graphic novel, fumetti e libri fotografici, e che mi ha proposto due titoli che avevano a che fare, io quando mi arrivò la mail con i vari titoli da poter leggere, ero super super interessata a questi due titoli perché hanno a che fare con una delle mie autrici preferite, che è Virginia Woolf, e un altro personaggio storico che mi ha sempre proprio affascinato, che si chiama Vita Sackville West. Se non la conoscete, andatevi a leggere almeno la sua pagina di Wikipedia, perché lei è forse l'artista più assurda, eclettica e l'icona LGBT più importante del secolo scorso, a mio parere che è contestabile, ed è colei che ha ispirato la figura di Orlando nell'opera di Virginia Woolf, per farvi capire quanto era un personaggio così strano, così fuori da ogni schema e da ogni logica. E a me ha sempre affascinato molto, a me cioè ovviamente Virginia Woolf è una di quelle a cui vuoi bene per forza, se leggi qualsiasi cosa di Virginia Woolf non puoi fare altro che amarla. E queste due proposte, insomma, partiamo perché sennò non si capisce niente. Il primo libro di cui vi parlo è Stanze tutte per sé. Questo volume indaga proprio le stanze tutte per sé, ovviamente preso da A Room of One's Own di Virginia Woolf, il titolo di Una stanza tutta per sé. In realtà in questo caso indaga sugli spazi privati e fotograficamente, dal punto di vista del design, dell'arredo e di come sono state concepite proprio gli spazi privati di Eddie Sackville West, che faceva parte del circolo Bloomsbury, che è il circolo di cui faceva parte ovviamente Virginia Woolf con il marito, ma anche in parte Vita Sackville West. E infatti in questo volume seguiamo gli spazi e un po' la storia delle varie case private, ville, stanze personali, stanze dove Eddie, che era un artista, scultore, pittore attraverso diversi mezzi, oppure Virginia Woolf, dove scriveva, e Vita Sackville West, dove scriveva e concepiva anche parte delle sue opere sia artistiche che letterarie, tramite una ricerca fotografica e di design, quello che potremmo definire design, cioè come sono stati concepiti. Quindi seguiamo una serie di fotografie che intanto ci fanno vedere i personaggi, questo è Eddie, e anche delle foto storiche che ci riportano proprio in questi spazi all'epoca. E poi invece ci sono foto più recenti che proprio ci mostrano tutti quelli che sono le stanze, tutti quelli che sono gli spazi, e ripercorre storicamente tramite interviste, manoscritti, tramite ritrovamenti eccetera eccetera, come sono state concepite proprio questi spazi, come queste stanze sono state vissute, come erano pensate, qual era l'idea dietro tutti questi spazi. Sono meravigliosi, devo dire che le fotografie, ovviamente quelle storiche, hanno chiaramente un valore molto aggiunto, perché è bellissimo vedere come questo, che forse per chi è appassionato di lettura, questi circoli letterari sono quasi mitizzati, vedere come loro vivevano insieme e ripercorrere quello che è la loro realtà insieme è meraviglioso. È super particolare perché erano tutti dei personaggi estremamente eccentrici, estremamente queer, estremamente gender fluid per alcune cose. È veramente meraviglioso perché le foto sono veramente meravigliose. Ripercorrere questi spazi è un piacere davvero. Ed è stato un viaggio particolare, originalissimo, che devo dire non mi sarei aspettata. Quindi sono molto soddisfatta di averlo letto. Il valore storico di tutte queste fotografie, secondo me, è assoluto. E anche solo conoscere questi spazi, capire come quanto fossero importanti nell'espressione di questi artisti, è toccante.
non saprei come altro dirlo, però direi che a parte il difettuccio che io trovo nella tipografia, ma perché è un problema mio di vista, ho adorato proprio scorrere le pagine, non vedevo l'ora di vedere la prossima foto perché già c'era il testo che mi spiegava cosa stava succedendo, come era stato concepito, e conoscerli tutti anche tramite le foto, secondo me è sempre emozionante perché dai un volto a ciò che stai leggendo, dai proprio attribuisci un valore iconografico a ciò che ti viene raccontato. Valore aggiunto, super super consigliato. Se non vi siete mai approcciati a un libro fotografico, questo per me è un ottimo inizio perché c'è tantissimo spazio per il racconto, quindi vi viene spiegato tutto ciò che vedete e che vedrete anche nelle pagine successive, e ci sono sia foto storiche molto molto interessanti, e sono quelle che a me sono piaciute ovviamente di più perché poi c'è una fascinazione dietro la pellicola che è impossibile da replicare in digitale, ma anche foto attuali di come sono conservati gli spazi. Sono meravigliose, queste foto sono pazzesche. Allora, innanzitutto ve lo consiglio se non vi siete mai approcciati a un libro fotografico. E la cosa bella è che noi ripercorriamo le loro vite tramite gli spazi, quindi anche un punto di vista molto inusuale rispetto a quello che succede di solito. E devo dire che se ci devo trovare un difetto, ed è solo uno, è la tipografia. Nel senso che questa è una cosa da fissa mentale mia perché lavoro in comunicazione, il testo e il font utilizzato hanno un carattere troppo piccolo e su questa carta il graziato così sottile è fastidiosissimo, ma queste sono fisse mie. Detto ciò, a parte questo, è stato meraviglioso scorrere le foto, io proprio non vedevo l'ora di passare alla successiva perché le foto d'epoca, cioè le foto originali, ti raccontano la vita del Bloomsbury Group, di questi tre personaggi, della loro vita, dei personaggi che gli sono ruotati attorno, ed è estremamente affascinante anche perché è di Sackville West, è un personaggio assurdo fuori dalle righe, Virginia Woolf, la conosciamo, la amiamo tutti. Vita Sackville West è forse uno dei personaggi più iconici, a mio parere più iconico del secolo scorso, quindi è stato un piacere davvero affrontare il loro percorso e quello che volevano esprimere attraverso le foto che sono contenute qua, perché attraverso il design e come venivano concepiti questi spazi volevano esprimere la loro arte anche in quello, ma soprattutto volevano avere uno spazio che li comprendesse, li capisse, gli desse anche proprio ispirazione per creare la loro arte e in tutte le loro forme, perché tutti sono artisti anche diversi. E per me è stato meraviglioso, devo dire gli ho dato 3,5 stelline, 4 stelline, solo per il problema della tipografia che mi ha un po' infastidito, però è davvero un volume super interessante che io vi consiglio vivamente. L'ultimo libro che vi mostro anche nella sua bellezza e spero che renda in camera perché si merita veramente qualsiasi cosa, è Mistero nella casa di bambole, sempre di Vita Sackville West. Questo è un racconto inedito, quindi è appena stato pubblicato e fa parte di un'iniziativa speciale che era stata creata per la regina Mary, che aveva creato questa casa di bambole e aveva chiesto a 171 scrittori di scrivere un piccolo racconto da contenere proprio nella biblioteca della casa di bambole. E Vita Sackville West, che ai tempi, circa nel 1924 è stata creata questa novella, ma adesso controllo per non dirvi sciocchezze, confermo. Vita Sackville West ai tempi era molto più famosa di Virginia Woolf, anche se ora viene considerata una scrittrice molto meno prestigiosa e dai temi meno interessanti rispetto a quelli di Virginia. Ai tempi lei era una rock star praticamente, era famosissima, ammiratissima ed era proprio un personaggio particolarissimo. E in questa storia, che è tutta illustrata in maniera bellissima con queste stampe Art Nouveau, sono meravigliose, raccontano la storia di questa casa di bambole che è infestata da questo
fantasma non fantasma che si trasforma continuamente, assume sembianze e ruoli sempre diversi all'interno della casa ed è come se ne fosse un po' il custode, ne diventa anche il mistero. Ed è uno spirito che attraversa anche il tempo, i secoli, che mano a mano vive anche le epoche che vive la casa stessa, quindi è Shahrzad, poi diventa, fa parte della corte di Francia, poi si trasforma in una donna un po' ambigua, un po' da questo genere non ben definito, con un caschetto molto corto e dalla grandissima eleganza, insomma, è un personaggio anche il fantasma che nessuno riuscirebbe mai a definire e viene considerata uno di quei predecessori dell'Orlando, anche questo, perché un po' getta le basi di questo spirito del tempo che si trasforma, anche se non in maniera ovviamente così importante e brillante come nell'Orlando di Virginia Woolf. Questa storia è veramente brevissima, quindi viene letta in maniera molto molto rapida, ma è meraviglioso assistere all'evoluzione della storia accompagnata dalle illustrazioni che sono a cura di Kate Bailey. È una fiaba quasi ironica che un po' secondo me cerca di prendere in giro quella che è la società dell'epoca e che con molta arguzia cerca di, non so come dire, cerca quasi di prendere in giro la serietà e la rigidità dei costumi dell'epoca, cercando di farlo in una maniera, tra l'altro era diretto dei nobili, quindi proprio forse il segmento della nostra società più rigida che ci sia, visto che deve essere sempre conforme a tradizioni, doveri e rispettare alcune regole. In questo caso il fantasma, lo spiritello che abita la casa, si prende un po' in giro di tutti quelli che invece seguono queste regole perché non è ovviamente suo dovere rispettarne nessuna. Devo dire che è una bellissima scoperta perché è stato pubblicato per la prima volta ora, dopo che è stato proprio reperito dalla Casa delle Bambole. Da quello che si capisce, erano stati creati tutti questi mini libri da mettere nella biblioteca della casa, tutti con un racconto dedicato, e solo ora abbiamo la possibilità di leggerlo. Se potete, guardatelo anche solo per la bellezza di tutto, è in copertina rigida di tela, è proprio un oggetto meraviglioso da avere, ma anche molto molto carina la storia all'interno e anche ricostruire quella che forse è una proiezione proprio di vita Sackville West all'interno di questa storia, è davvero molto interessante. Io gli ho dato 5 stelline su 5 perché è davvero meraviglioso assistere. Un racconto quasi spiritoso che si prende in giro di tutta una società in pochissime pagine. E poi le illustrazioni, ripeto, sono meravigliose e adattissime. Bene, questo era tutto per oggi. Verrà un video abbastanza lungo. Io spero che tutte le letture vi siano piaciute, comunque vi abbiano interessate. Adesso torneremo a regime per i prossimi mesi, si spera, almeno con qualche volume, anche perché a giugno esce qualsiasi cosa che io attendo. Quindi, insomma, siamo fiduciosi nella nostra TBR. E fatemi sapere quali sono stati gli ultimi libri che avete letto e che vi sono piaciuti moltissimo, e se qualcuno di quelli che ho nominato vi ha interessato, vi ha incuriosito, e direi che noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!